rimandato agli ultimi 90 minuti. Tutto rimandato all'ultima giornata di campionato. L'Inter di Simone Inzaghi si giocherà lo scudetto negli ultimi 90 minuti davanti al pubblico amico, con il Milan, con il diavolo impegnato in quel del Mapei Stadium. 83 punti per i rossoneri, 81 per i nerazzurri. L'Inter, dopo il successo in Coppa Italia mercoledì allo Stadio Olimpico contro la Juventus di Max Allegri, trionfa ancora una volta sotto il segno indiscusso di Lautaro Martinez. Sono 20 e 21 in campionato per il Toro. Per il Toro, Lautaro Martinez, ancora una volta uno dei più grandi protagonisti di questa stagione nerazzurra. Dopo una partita al di sotto delle aspettative nell'atto conclusivo, nella finale di Coppa Italia, ecco la risposta da campione per l'attaccante ex Racing. Ragazzi, è stata sicuramente la serata di Lautaro Martinez, ma è stata la serata anche del terzo verdetto di questa 37esima e penultima giornata di campionato, dopo la retrocessione da parte della Venezia di Andrea Soncin ad un anno dalla promozione in Serie A, dal ritorno nella massima serie. Ecco arrivare in questa serata, in questo posticipo dedicato alla 37esima e penultima giornata di campionato, la seconda retrocessione, ed è una retrocessione shock quella da parte del Grifone, che dopo la sconfitta quest'oggi maturata nell'ultima partita di Lorenzo Insigne davanti al pubblico partenopeo, davanti al pubblico amico del Diego Armando Maradona, ha salutato con il gol Lorenzo Insigne dopo la sconfitta subita 3-0 da parte del Grifone di Alexander Blessin. A 16 anni di distanza il Grifone torna in Serie B. Quindi Venezia e Genoa lasciano la Serie A, lasciano la massima serie. Adesso si deciderà tutto all'ultima giornata tra Salernitana e Cagliari, con la formazione di Davide Nicola impegnata alla Recchi contro l'Udinese di Gabriele Cioffi, mentre il Cagliari andrà a far visita proprio ai Lagunari all'Appenzo per la 38esima e ultima giornata di campionato. Stesso discorso anche per il sogno scudetto delle due milanesi, con il Milan, come detto, impegnato al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Basterà un punto per trionfare dopo 11 e lunghi anni. L'Inter dovrà vincere e sperare nella contemporanea sconfitta dei rossoneri, tutto rinchiuso all'interno dei 90 minuti che saluteranno, che chiuderanno questa stagione davvero incredibile, dalle mille emozioni. Ragazzi, e poi si deciderà anche chi andrà in Europa, quindi sarà un'ultima giornata davvero con tutte le possibilità ancora aperte da divertirci. Sarà davvero un'ultima giornata dalle mille emozioni. Un Inter convincente, un Inter che passa in vantaggio tra le polemiche generali all'11esimo su un calcio piazzato di Hakan Çalhanoğlu, decisivo in Coppa Italia con il rigore siglato al minuto numero 77, calcio piazzato, colpo di testa che finisce sulla palla parte di Milan Skriniar, sulla ribattuta riesce ad insaccare il gol del vantaggio nero-azzurro, gol che viene annullato da Doveri per un tocco sospetto con il braccio. Niente paura però, perché l'Inter al 27esimo, dopo comunque aver trovato comunque anche delle soluzioni con Ivan Perisic e con Lautaro Martinez, passa in vantaggio proprio grazie ad un'altra perla da parte di Ivan Perisic, che dalla sinistra fa un bellissimo traversone per l'altro esterno, da un esterno all'altro, modalità Atalanta di Giampiero Gasperini. Cross al bacio dell'ex esterno del Bayern Monaco,
è colpo di testa vincente firmato da Darmian, che sovrasta Lico Giannis e batte Cragno per il gol del vantaggio nero-azzurro. Inter che preme sull'acceleratore, grande finale di primo tempo da parte di Lautaro Martinez, che coglie anche un palo, e poi c'è un super intervento di Cragno che salva il Cagliari di Alessandro Agostini all'esordio stagionale, all'esordio in carriera davanti al pubblico amico, uno dei giocatori simbolo della Cagliari negli ultimi anni. Ragazzi, secondo tempo si apre con un lancio lungo da parte di Nicolò Barella, fischiatissimo l'ex di turno per Lautaro Martinez, che prende il tempo ad alzare l'eroe della Recchi 7 giorni fa e poi firma il 20° gol in questo campionato. Non passa neanche un minuto e un bolide dalla distanza firmato Lico Giannis, palo interno, palla che si insacca in rete per il gol che riapre la partita, che riapre le speranze salvezza per il Cagliari di Alessandro Agostini. Grande chance per l'ex di turno appena entrato Keita Balde, lancio lungo con l'errore di De Vrij, prende il tempo all'ex difensore biancoceleste ma spara addosso ad Handanovic, e poi nella finale con l'Inter che era in gestione, che stava controllando il match, lancio lungo di Handanovic a trovare nella di rigore Gagliardini appena entrato, palla a rimorchio per Lautaro Martinez che fa 21 in campionato. L'Inter sbanca la Sardegna Arena, l'Inter risponde ancora una volta al Milan di Stefano Pioli e si giocherà le proprie chance scudetto davanti al pubblico amico domenica prossima contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Tutto negli ultimi 90 minuti, tutto all'ultima giornata. In questa attenzione lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.